Clima ideale, folto pubblico, percorso apprezzato e tanta passione sono stati gli elementi caratteristici della nona cronoscalata storica dello Spino, la 46esima edizione di sempre, organizzata con impegno e professionalità dalla Pro Spino Team, lungo i 6 km che da Pieve Santo Stefano si arrampicano fino a Montalone, in prossimità del Passo dello Spino, provincia di Arezzo. Stefano Peroni ha vinto e col successo di domenica il pilota e preparatore fiorentino firma il tris di vittorie stagionali, oltre al poker di punti nel suo quinto raggruppamento al volante della Martini MK32 motorizzata BMW, siglando oltretutto il miglior tempo in 2.54.42, nuovo record delle storiche. Podio virtuale anche per il milanese Walter Marelli, debuttante allo Spino con l'Osella PA990, che ha recriminato una bandiera gialla nella prima salita per ambire al miglior tempo in assoluto, oltre alla vittoria nel quarto raggruppamento che lo proietta nella sfida tricolore. Terzo, ma vicinissimo ai primi due, Giuliano Peroni, capostipite di questa dynasty ben conosciuta nelle salite autostoriche, deciso ed aggressivo sull'Osella PA3, con cui allunga in vetta al secondo raggruppamento. Se esistesse un'ipotetica top 5 assoluta, tra questi ci sarebbe il driver e preparatore comasco Emanuele Aralla con la Dallara Formula 3, davanti al giovane figlio Matteo, Formula Renault Europe, autore di tempi eccellenti. Sesto crono assoluto per il milanese Andrea Fiume sulla Osella PA89, vincitore di misura del terzo raggruppamento dopo un 1-1 nella classifica aggregata davanti all'emiliano Giuseppe Gallusi Porsche 911, in ottimo feeling col tracciato e settimo alla fine. Tris di successi e notevole salto in avanti nel primo raggruppamento per il fiorentino del Team Italia Tiberio Nocentini, che ha firmato l'ottavo tempo generale sull'imprendibile Chevron B19 nel classico colore blu. Chiude la top 10 il milanese Alessandro Trentini dall'Ara Formula 3, quarto tra le monoposto, mentre la piemontese Chiara Polledro vince tra le lady con la Formula Abarth. Decimo virtuale in questa classifica generale anche il tenace pilota siciliano Salvatore Asta, costante e proficuo sulla sua BMW Silhouette. Passiamo ora all'analisi dei singoli raggruppamenti partendo dal secondo, dove l'emiliano Giuliano Palmieri e la sua De Tomaso Pantera, pur concreto e rallentato da diverse bandiere gialle in gara 2, precede sul podio l'agile Alfa Romeo GTAM di Lucio Gigliotti, incisivo e primo di classe 2000, davanti al siciliano Matteo Adragna, soddisfatto del feeling con la Porsche Carrera curata dal team Balletti. Sfortuna invece per il De Brando Miotti, non partito in gara 2 per una perdita d'olio riscontrata sulla sua Porsche Carrera. Podio di quarto raggruppamento completato da Sandro Zuicchi, Lucchini, e pieno di punti nell'Espor Nazionale, mentre perde una posizione il padrone di casa Ennio Bragagni Capaccini, secondo in gara 1 e poi retrocesso a causa di una toccata. Primo fra le turismo Gianluca Paloschi con la Peugeot 205 Rally. In primo raggruppamento a completare il podio il teatino Antonio Di Fazio con la NSU Brixner davanti alla Nerus Silhouette del laziale Angelo De Angelis, mentre Vittorio Mandelli porta la bella Jaguar E-Type in testa alle GT oltre 2000 e da ridosso del podio di categoria davanti al maidomo Alessandro Rinulfi arrembante con la Morris Mini Cooper.